Roma, Caput Mundi e Città Eterna. Roma è una città dalla storia millenaria, ricca di arte, di testimonianze uniche al mondo e cuore della cristianità cattolica. Tra le unicità che ancora segnano la storia di Roma, ci sono le sue grandi vie di comunicazione, e una di queste è la Via Aurelia. Abbraccia i confini meridionali del municipio XIII e attraversando la porta di San Pancrazio in direzione della costa settentrionale si può ammirare il solenne acquedotto romano. Il territorio comunale è ampio di aree verdi, infatti, sono diversi i paesaggi naturali con caratteristiche ambientali molto interessanti. E uno di questi è il borgo di Castel di Guido. Castel di Guido è un borgo che ha mantenuto la tradizione rurale che da sempre ha caratterizzato questo territorio. Il borgo sorge nell'estrema periferia del municipio XIII, si estende per circa 2000 ettari ed è incastonato tra boschi, riserve naturali, coltivazioni, allevamenti e siti storici ed archeologici di epoca preistorica e romana. Cuore pulsante del borgo è l'azienda agricola, dove pascolano vacche di razza frisona italiana e capi di razza maremmana. Dopo la caduta dell'impero romano, continua ad esistere, diventando una domus culta, cioè una delle aziende agricole create nel 746 da Papa Zaccaria per rifornire Roma di cereali e carne. In epoca moderna, Castel di Guido è una delle tenute del patrimonio dell'ente Pio Istituto Santo Spirito Ospedali Riuniti di Roma, destinata ad approvvigionare con i suoi prodotti gli ospedali fino al 1978 e da quel momento la gestione passa al Comune di Roma. Ha una superficie di circa 2000 ettari, di cui metà costituiti da boschi e l'altra metà da pascoli e seminativi. Il borgo di Castel di Guido è un borgo da vivere non solo per la sua storia e le sue potenzialità produttive. Lunghe passeggiate o percorsi in bici lo trasformano in un luogo ideale per chi ama vivere in simbiosi con la natura. Castel di Guido. Castel di Guido è un borgo che ha mantenuto la tradizione rurale che da sempre ha caratterizzato questo territorio. Ha una superficie di circa 2000 ettari, di cui metà costituiti da boschi e l'altra metà da pascoli e seminativi. Nel borgo esiste un piccolo museo che testimonia la storia passata, un vero e proprio scrigno di cultura, tradizioni e testimonianze.
questa azienda agricola di Castel di Guida è nata con il Santo Spirito, che poi è stata creata da due monaci francesi, la famosa doppia croce, perché queste terre del Santo Spirito erano terre donate a scopo benefico per gli ammalati. Tutto quello che si produceva dal 1930 in poi, tutto quello che si produceva in azienda andava a finire ai 7 grossi ospedali di Roma. Partiva un camion grosso la mattina carico di verdure, formaggi, latte e lo distribuivano agli ospedali di Roma. E ho attaccato a lavorare nel 1957 e quando ho attaccato io c'era tanta manodopera, perché allora la meccanizzazione non era come adesso, come oggi, c'era tanta manodopera, venivano le compagnie di donne e uomini da fuori, da Trevi, da Subiaco, da Frosinone, dormivano qui, c'erano dei dormitori apposta e c'erano i stipendi in base all'età. Ma qui tutti siamo dalla seconda generazione e alcuni addirittura della terza generazione. Il Santo Spirito c'aveva tante attività, qui c'è stato l'ultimo direttore che c'è stato 33 anni, c'avevano 7 attività, perché la campagna purtroppo va col cielo, secondo le stagioni, e questo aveva fatto 7 attività perché dice non mi diranno tutte e 7 mali. C'erano 3.000 pecore e 16 pastori, c'era l'uva da vino con la cantina che producevano il vino qui, sempre andava tutto all'ospedale questa roba che si produceva, abbacchi, vino, e c'era l'uva da tavola pure, piantavano le barbabietole da zucchero e quello andava venduto fuori, e il grano, ma molto molto cereali, e in più il fieno per bestie, c'erano 500 e più vacche maremmane a pascolo brado. Io ho fatto il vaccaro, il mungitore, per 25 anni. E alle nuove generazioni vorrei dire che se non si fa agricoltura, il mondo muore. Senza l'agricoltura non esiste il mondo. C'è niente da fare. Al piano superiore del museo sono presenti degli importanti reperti pleistocenici rinvenuti da uno scavo a Castel di Guido. Il valore storico e territoriale di Castel di Guido è un bene prezioso. Castel di Guido, il borgo millenario. Castel di Guido è un borgo che ha mantenuto la tradizione rurale che da sempre ha caratterizzato questo territorio ed è incastonato tra boschi e siti storici ed archeologici di epoca preistorica e romana. A circa 5 km dal borgo, percorrendo una strada indicata dalla mappa, esiste il museo del giacimento pleistocenico della Poledrara di Ceccanibbio. Un museo molto importante, uno dei più ricchi depositi paleontologici esistenti. Ci troviamo tra la via Boccea e la via Aurelia.
Questo è uno dei più importanti depositi a grandi mammiferi noti in Europa. È stato individuato nel 1984 durante il progetto di ricognizione delle presenze preistoriche e protostoriche organizzato dalla Soprintendenza Speciale di Roma. Lo scavo è iniziato nel 1985 e terminato nel 2014. Il progetto di musealizzazione è iniziato nel 2000 e in occasione del Grande Giubileo è stato costruito questo edificio che ha permesso di continuare lo scavo in tutta sicurezza. Il progetto di musealizzazione è andato avanti per step, quindi abbiamo iniziato facendo due grandi fondali che vedete sulle pareti del museo, che riproducono i due ambienti che sono stati messi in luce dallo scavo, quindi l'ambiente fluviale e l'ambiente palustre. E questi grandi sfondi scenografici riproducono la flora, la fauna, il paesaggio che era presente in questo, nel periodo. In questo momento ci troviamo sul fondo di un fiume che scorreva qua più di 300.000 anni fa, precisamente 325.000 anni fa. La corrente dell'acqua nella prima parte della storia del fiume trasportava le ossa degli animali che o morivano all'interno del fiume, e queste ossa di animali raccontano l'ambiente, il clima e che tipo di animali vivevano in questo territorio. La maggior parte sono dei grandi animali, elefanti antichi, buoi primigeni, rinoceronti e anche piccoli animali come ad esempio il lupo, la lepre, la volpe, il gatto selvatico, il tasso, ma abbiamo trovato anche ossa di uccelli acquatici, quindi animali che gravitavano intorno a questo luogo che rappresentano un territorio coperto da boschi, da praterie, con un clima leggermente più caldo dell'attuale e moderatamente umido. La maggior parte delle ossa che sono state ritrovate sono di Elephas antiquus, poi appunto è testimoniato il bue primigenio, anche il rinoceronte e il cervo elafo, e qui abbiamo la testimonianza più meridionale anche del bufalo d'acqua che era testimoniato in precedenza solo fino all'Europa centro-settentrionale. Un'altra cosa molto importante è che questo luogo era frequentato da esseri umani, non la nostra forma, non Homo sapiens, ma una forma che gli studiosi hanno chiamato Homo heidelbergensis. Bande di cacciatori raccoglitori vivevano in questo luogo utilizzando quello che la natura dava loro per la sopravvivenza quotidiana. Alle mie spalle c'è lo scheletro di un elefante che è rimasto intrappolato nel fango 300.000 anni fa. La cosa molto interessante è che lungo tutto il fianco destro dell'elefante, ma anche sul fianco sinistro, sono stati raccolti numerosissimi centinaia di frammenti di selce, quindi di pietra, molti dei quali lavorati dagli esseri umani, che raccontano un episodio che è descritto anche nel disegno illustrato sul pannello. Ovvero un gruppo di cacciatori raccoglitori ha visto l'elefante morto nel fango, si è avvicinato, hanno iniziato a costruirsi degli strumenti e hanno iniziato a macellarlo. Hanno preso sicuramente dei frammenti, dei pezzi di pelle, brandelli di carne, ma anche hanno fratturato le ossa dei femori, quindi delle zampe posteriori, per portarseli via, tirarne fuori il midollo grasso e utilizzarli anche come materia prima per costruirsi grandi strumenti.
siti storici ed archeologici di epoca preistorica e romana rendono unico questo territorio, dove il tempo pare essersi fermato. L'ore storico e territoriale di Castel di Guido è un bene prezioso. Siti storici ed archeologici di epoca preistorica e romana rendono unico questo territorio. Tra i grandi casali colonici che ospitano le famiglie residenti, nella piazza di Castel di Guido è presente la chiesa del borgo. La chiesa dello Spirito Santo fu costruita su di un mausoleo romano nei primi anni del Seicento, inglobato nella parte inferiore della chiesa, fungendo così da fondazione. La forma e le dimensioni dell'antico mausoleo si ripetono nella chiesa che vi è sovrapposta. L'accesso è a sinistra della facciata. Il monumento a pianta circolare è articolato su 5 grandi nicchie, disposte radialmente attorno a un pilastro rotondo. La struttura è databile ai primi decenni del IV secolo d.C. ed è riferibile ad una famiglia di alto rango. Il piano di calpestio originale doveva trovarsi a 50-60 cm al di sotto dell'attuale ed era probabilmente costituito da un semplice battuto di terra. Il territorio di Castel di Guido corrispondeva, dopo essere stato sottratto agli inizi del IV secolo agli Etruschi, al villaggio di Lorium, situato a 12 miglia da Roma. L'esistenza di Lorium, oltre che dalle fonti antiche, è ricordata anche dalla Tabula Poetingeriana, copia medioevale di un preziosissimo e completo itinerario dell'Impero Romano. Tra le ville che meglio rappresentano l'evolversi delle dinamiche insediative c'è sicuramente la villa romana del Monte delle Colonnacce. Ubicata sempre lungo la via Aurelia, a sud-est del borgo. La villa nasce principalmente come fattoria, con un'area dedicata alla lavorazione del vino. Presso il Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo sono presenti reperti rinvenuti alla luce durante gli scavi degli anni 70 e pazientemente ricomposti. Tra gli elementi di maggior pregio vi sono senza dubbio le decorazioni pittoriche degli ambienti, situati in prossimità del peristilio o di quelli di misura ridotta, ricavati da una ristrutturazione dell'atrio. Thank you.
Castel di Guido, il borgo millenario.